dunque si ritorna sul fronte Senseiya, quindi ritorniamo alla nostra cronistoria. Eravamo rimasti con l'ultima recensione riguardante le uscite del mese di gennaio dell'anno 2010, quindi proprio agli inizi di quell'anno, dove ci furono appunto tre uscite, ovvero Cancer, versione surdice, il secondo volume dei Pandora Box e poi la terza uscita che era appunto Alcor. Ora, sul finire di quella videorecensione, io vi dissi che probabilmente avrei registrato una nuova videorecensione anche per questo MIT, ma andando a guardare un po' quel video mi sono reso conto che è uno dei pochi video che ha un consistente numero di visualizzazioni, quindi mi dispiace proprio dover cancellare tutto. Per me l'importante comunque è che ci sia una recensione di questo MIT, quindi ci teniamo quel video così com'è. E andiamo oltre, quindi passiamo al mese di febbraio, dove anche in questo mese ci furono due uscite. Una ovviamente è quella che dà il titolo a questo video, ovvero parliamo del terzo, semplicemente il terzo Silver Sentry rilasciato negli anni, ovvero Arbor di Perseo. Terzo in quanto due vennero rilasciati tempo addietro, quindi Orfeo della Lira e il Maestro dei Ghiacci, e poi ci fu l'uscita dell'ennesimo premium, ovvero quello di Hilda di Polaris. Quindi nel prossimo video, con la recensione di questo MIT, andremo a completare definitivamente la casta degli Asgardiani. Dunque ragazzi, andiamo insieme ad analizzare questo MIT, il contenuto, e noi come sempre ci vediamo poi a recensione finita, recensione ultimata, ecco, prego. Come sempre andiamo ad analizzare prima l'armatura montata a segno e poi dopo passiamo al MIT. Dunque c'è da dire che anche in questo caso ciò che vediamo qui non è possibile associarlo all'anime, in quanto anche questa armatura nell'anime non viene mai mostrata in questa forma. Quindi diamo per buono ciò che vediamo, anche perché poi nel tempo sono state rilasciate delle immagini tipo fan art eccetera che ritraevano questa armatura esattamente così. Dunque, come si compone questa armatura? Abbiamo una fase di montaggio abbastanza facile, direi, perché sommariamente è un po' come poi vestire il MIT dopo, quindi anche in questo caso abbiamo questa fase di montaggio molto facile, ripeto. Dunque, iniziamo dall'alto. Abbiamo qui il diadema, ovviamente, che andrà inserito su questo volto, che è solo un volto, quindi una sorta di maschera perché non abbiamo una testa completa. Abbiamo poi sulle braccia i coprispalla, i copricoscia, i bracciali e ovviamente sulle mani andranno inserite anche le placchette per gli stessi dorsi. Poi sulla parte alta qui abbiamo ovviamente il busto in metallo con la pettorina in plastica. Sulla struttura centrale del corpo
ovviamente non si riesce a vedere, però abbiamo poi i due alloggi per i due avambracci. Proseguendo abbiamo poi il cinturino, quindi con le quattro parti laterali del gonnellino, e qui abbiamo un prolungamento dello stesso gonnellino che è composto comunque da tre pezzi che si agganciano tra di loro. Internamente a queste due parti laterali di questo prolungamento troviamo gli alloggi per le ginocchiere. E internamente abbiamo anche, diciamo, le gambe del totem, dove appunto andranno inseriti due schinieri. Sotto alla base invece troviamo gli alloggi per le cavigliere, quelle con le alette, e anche l'alloggio per poter inserire, diciamo, questa sorta di bracciale che ci servirà poi dopo per il mitt, che ci consentirà appunto di fissare il tutto al suo braccio per poter inserire lo scudo. E come abbiamo visto, mentre questo totem ruotava, sulla schiena abbiamo poi l'alloggio anche per lo stesso scudo. E dunque, ragazzi, dopo aver analizzato la fase di montaggio di questo totem, che vi ripeto è molto facile, anche il libretto delle istruzioni è molto chiaro, quindi non si può sbagliare, e dopo aver visto anche dov'è che vanno alloggiati tutti i pezzi, io concluderei questa parte del video esprimendo il mio favorevole parere per quanto riguarda questa armatura così montata a totem. Quindi, anche per chi ha la possibilità di poter fare il 2x, ecco, credo che sia comunque una bella armatura anche questa da tenere esposta. Da considerare un altro dettaglio, che non tutte le armature d'argento sono coprenti, quindi molto coprenti. Questa di Argol invece rientra tra quelle armature abbastanza coprenti, quindi un dettaglio questo comunque da non sottovalutare. Io non ho altro da aggiungere, quindi ripeto, concludo in maniera più che favorevole per quanto riguarda questo totem. Passiamo adesso ad analizzare il mit. Andiamo insieme ad analizzare anche questo terzo cavaliere d'argento, come vi dicevo appunto in apertura di questo video. Iniziamo come sempre dalla parte alta, quindi andando ad analizzare insieme l'aspetto estetico, quindi la fedeltà di questo mit con la sua controparte armata. Dunque, io devo dire che per quanto riguarda questo volto, in effetti qui vediamo proprio i pezzi originali che escono dalla confezione di questo mit. Quindi, per quanto riguarda questo volto ad occhi aperti, per me c'è una buona somiglianza con Perseo che vediamo nella serie classica. Ciò che invece lasciò interdetti buona parte di tutti i collezionisti di Myth fu l'aggiunta di questo secondo volto, che pur essendo un volto quasi del tutto inespressivo, però risultò per l'epoca, ma ancora tutt'oggi, uno dei volti peggio riusciti. Dunque Bandai, per poter poi migliorare l'aspetto estetico di Perseo, nella confezione surplice di questo mit rilasciò un piccolo blister, il quale conteneva e contiene ancora tutt'oggi tutto ciò che serve per poter fare l'upgrade, quindi migliorare appunto l'aspetto estetico, ovvero rilasciò un volto ad occhi aperti e tutta la capigliatura completa, quindi anche quella priva del foro per poter inserire il diadema. In questo modo è possibile appunto poter andare a migliorare
ma decisamente tanto l'aspetto estetico del NIT, facendolo accostare ancora di più alla sua controparte animata. Ed essendo ancora sulla parte alta, è proprio perché dalla confezione di Perseo ci sono alcuni pezzi utili per poter montare la versione manga volendo. Dunque restiamo in argomento di Adema, quello presente adesso sul NIT, ovviamente la versione anime. Questo invece è la versione manga. L'unica differenza tra i due, come è possibile vedere, è l'assenza del baffo rosso che qui è presente appunto sulla parte centrale bassa del diadema, mentre invece sulla versione manga non vi è nulla. Restando ancora sulla zona alta di questo NIT, andiamo ad analizzare anche lo scudo. Dunque, come ben sappiamo, da questa confezione ne escono due. Uno presenta la testa della Gorgone con gli occhi chiusi, l'altro invece con gli occhi aperti. Per entrambi è possibile poter inserirli o sull'apposito gancio che va aggiunto sul bracciale, questo sinistro, oppure direttamente sul foro presente sulla schiena sotto i capelli. Dunque, vi è semplicemente l'imbarazzo della scelta su dove andare a posizionare l'uno o l'altro scudo. Scendendo leggermente più giù, andiamo ad analizzare il gonnellino. Dunque, c'è da dire che solo il cerchietto è di metallo, dopodiché tutte e quattro le parti laterali sono tutte in plastica. E anche in questo caso è possibile scegliere o per la versione anime, come in questo caso infatti si vede la croce azzurra e anche l'azzurro della fibbietta, oppure fare la sostituzione della parte anteriore questa con la versione manga, ovvero questa qui. Questo per quanto riguarda la parte anteriore, mentre invece poi sulla parte posteriore si andrà ad abolire quella là già presente sul MIT adesso e si andrà ad inserire semplicemente questo piccolo pezzetto quadrato, in quanto nel manga è così che si presenta la parte del retro del gonnellino di questa armatura. E passando quindi alla parte ultima, quindi la parte degli arti inferiori, qui ovviamente vediamo la riproduzione anime. Per poter completare anche la vestizione manga, bisognerà semplicemente aggiungere queste cavigliere, ovviamente qui sulla parte bassa degli schinieri, cavigliere fornite di alette laterali su entrambi i lati. Questo perché ovviamente nella mitologia sappiamo che Perseo indossa dei sandali alati. E avviandoci così verso la fine di questa recensione, andando ad analizzare proprio gli ultimi dettagli di questo mito, dunque abbiamo un corpo G3 per quanto riguarda Perseo, quindi di terza generazione, più magro, più articolato, di colore blu molto intenso. E devo dire che per quanto riguarda questa mia copia, proprio la parte alta, quindi quella del busto, è un po' lenta, ovvero tende a flettere un po' in avanti o anche lateralmente, però avendo io i miei mit in vetrina tutti esposti, ognuno con la propria basetta, ecco, è un problema per me abbastanza secondario. Per quanto riguarda la sua posabilità e la stabilità, come vedete, anche senza l'ausilio di uno stand e comunque riuscendo a trovare il giusto baricentro, il MIT comunque sta in piedi da solo anche senza lo stand, ripeto. Poi avendo un gonnellino comunque che ha la possibilità di potersi alzare pur avendo quattro parti laterali, però la posabilità comunque è buona e anche la stabilità è altrettanto buona. Passando invece alla sua armatura, dunque si veste, quindi si calza per meglio dire, sul corpo del MIT abbastanza in fretta. Non ha punti lenti, o per meglio dire, quei pochi che ci sono gli stessi di sempre, ovvero gli avambracci e anche leggermente i copricoscia. Ma tutto il resto veramente calza alla perfezione. Mi piace molto la parte bassa comunque di questa armatura e anche i coprispalla perché sono molto particolari. Per quanto riguarda la colorazione, abbiamo un lilla abbastanza tenue. Così come tenue è anche il celeste che troviamo in più punti, ovvero sulla parte alta di copricoscia, su alcuni punti della parte anteriore del gonnellino, e ovviamente sui bordi
dei due coprispalla. Ecco, questo ad esempio è un dettaglio che si vede di più, ma si vede veramente a vista d'occhio, a differenza invece di Orfeo, dove lì la colorazione era veramente è totalmente assente. Dunque ragazzi, passando al voto direttamente, per me questo mito, così come lo vediamo qui, quindi senza alcuna sostituzione del suo volto e dei suoi capelli con quelli che escono dalla versione surplice, così com'è, ripeto, per me si merita un 8, perché è una confezione anche molto ricca, quindi con tutti gli accessori per la versione manga che vi ho spiegato e vi ho mostrato durante il video, quindi non ve li vado ad elencare di nuovo né ve li mostro nuovamente. Quindi così com'è, per me si merita un 8, ma anche un 8 e mezzo. Effettuando poi l'upgrade della sua testa, quindi migliorando questo punto, quindi questo dettaglio, per me raggiunge anche un bel 9 e mezzo, ma anche 10. Dunque mi piace tantissimo, contento ovviamente di aver acquistato questo Meet a suo tempo. Concludo questa recensione del tutto favorevole per quanto riguarda questa versione Silver di Perseo, quindi io vi ringrazio per aver seguito il video fino a questo punto. Come sempre adesso vi rimando all'ultima parte. E come sempre rieccoci nell'ultima parte di questo video. Anche Argol ha ripreso il suo posto in vetrina, perché in effetti è sempre stato lì. Quindi devo dire che, come si vede anche dalla parte frontale della sua confezione, se avessero saputo dare all'armatura di questo Meet una colorazione leggermente più accesa, più decisa, sarebbe stato meglio, perché in effetti, come poi spesso avviene, le colorazioni delle armature si notano di più quando si montano i totem, perché ovviamente i totem hanno una struttura tutta in plastica, no? Quindi sulla plastica la colorazione è più forte, più lucente, più brillante. Però tutto sommato voglio dire, comunque il prodotto è buono anche così com'è. Io ovviamente ho fatto la sostituzione, quindi l'upgrade con la testa che esce dalla versione surplice di questo Meet, ma come vi ho detto anche nel video, con questa testa, quindi quella là con volto ad occhi aperti, già il risultato comunque diciamo che è abbastanza buono. Certo, con l'altra testa e l'altra capigliatura migliora di più, ma questo è scontato. Io non conosco il prezzo attuale di questo Meet, perché da quando poi l'ho comprato non mi sono più interessato, chiedo venia, di controllare il suo costo, il suo prezzo, se è trovabile o è diventato introvabile anche lui. Però se siete amanti dei Silver e vi piace completare la collezione per ogni casta, ecco, io lo suggerisco e lo consiglio. Detto questo ragazzi, non ho altro da aggiungere, ci vediamo poi nel prossimo video, come vi dicevo inizialmente, andando ad analizzare il premium di Polaris. Quindi grazie per aver seguito anche questo video, noi ci vediamo alla prossima, ciao!